Salve cacciatori e cacciatrici e ben ritornati su questo canale. Oggi vediamo la miglior build in assoluto per lo spadone. E ancora una volta ve la faccio breve, il miglior spadone del gioco è quello del Nargacuga. Va in diretta competizione con lo spadone del Tigrex, ma valgono le stesse cose che ho detto nel video per il martello. Vale a dire, lo spadone del Tigrex sarà leggermente migliore in ottica di partita in solo o di speedrun, mentre per le cacce normali lo spadone Nargacuga continua ad essere il più consistente in termini di danni ed è anche quello che ci permette di costruire una build con più abilità utili, quindi è quello che preferiamo utilizzare. Vediamo subito la build. Abbiamo ovviamente lo spadone del Nargacuga, l'elmo della Kaiser, la cotta dell'Angenat, i parabraccia della Rathalos, la spira dell'Angia, gli schieniere cacciatore e Duchess in fondo il talismano. Ragazzi, per questa build potete usare letteralmente qualsiasi talismano vogliate, purché abbia due slot Dobby. Tutte le abilità che abbiamo sotto sono in più. In questo caso io ho battitore e sfoderata punitrice e roba in più. Se per caso avete un talismano con rinfodero rapido e due slot doppi, sicuramente quello è un ottimo talismano per lo spadone, vi consiglio quello. Ma ripeto, qualsiasi talismano con due slot doppi è tutto quello che ci serve. A corredare il set abbiamo i gioielli, che saranno tre gioielli in punto debole, un gioiello in concentrazione, due gioielli in bonus critico e poi abbiamo 5 slot singoli che riempiamo con un gioiello di denti sussulto, tre gioielli di affilatura veloce e l'ultimo in libro io ci ho messo un punto in resistenza a stordimento. Complessivamente riusciamo ad ottenere bonus attacco di livello 6, occhio critico di livello 3 che porta la nostra affilatura al 50% complessivo, che arriva al 100% con punto debole di livello 3, abbiamo ovviamente anche bonus critico di livello 3, concentrazione di livello 3, ragazzi, importantissima perché sennò non si va da nessuna parte, affilatura veloce di livello 3, resistenza a stordimento di livello 2, antisussulto di livello 1 e poi ci guadagniamo anche un mano tenente di livello 1 che non ci dispiace, più tutte le abilità che avrete nel vostro talismano. Come abilità furia dello spadone impostate assolutamente bonus attacco. E questo è già tutto, sto cercando di rendere questi video il più veloci possibile, voglio darvi subito la build perché la possiate sfruttare. Spero che il video vi sia stato utile, noi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando registratevi, attivate la campanella così non ve lo perderete, io vi saluto e alla prossima!